Buonasera, ben trovate questa edizione di Focus TG. Innanzitutto parliamo in senso positivo, diamo un momento di ottimismo quando partono cantieri, sì, lo facciamo per una volta, quindi parliamo delle centinaia di cantieri che si devono aprire, oltre a quelli già avviati, per mettere in sicurezza le aree colpite dal maltempo, come sapete, negli ultimi mesi del 2018. 309 milioni di euro pronti ad essere investiti in circa 350 cantieri da avviare in tutto il Veneto. Sono i numeri degli interventi del 2019 per i danni provocati dal maltempo a cavallo tra ottobre e novembre dell'anno scorso, annunciati dal presidente della regione Luca Zaia nella funzione di commissario delegato ai primi interventi urgenti di protezione civile. A chiacchierare e fare i premi Nobel in tribuna di calcio sono capaci tutti, a bordo campo ci siamo noi. Voglio ricordarvi fine ottobre la tragedia, siamo partiti subito con opere di sommorgenza, abbiamo riaperto le strade in una settimana, abbiamo ripristinato la normalità, abbiamo investito e fatto già realizzato 100 milioni di euro di cantieri già conclusi e avviati, e dall'altro 309 milioni che sono pronti per essere cantierati, ma per essere pronti vuol dire che abbiamo lavorato questi mesi per rendere i cantieri. Un piano che non riguarda solo la montagna bellunese e vicentina, ma anche le altre province, specie quella di Venezia, fortemente colpita sul litorale. Il limite massimo di avvio lavori è il 30 settembre 2019. Sarà un lavoro poderoso, li faremo, metteremo in cantiere questi 350, queste 350 opere, alcune anche sono complicate come gli 86 siti che hanno necessità di pulire il bosco che è a terra e metterci poi dei paravalanghe. Zaia ha anche lanciato un appello all'opera dei volontari, per accoglierli sono previsti due campi base attrezzati di tutto per l'ospitalità allestiti dagli alpini, uno sicuramente a Rocca Pietore. I volontari sono assolutamente graditi, se qualcuno vuole fare un'opera di volontariato, una vacanza alternativa, qualcosa in montagna eccetera o anche in altre località, si rechi dai sindaci, io vorrei fare volontario, vedrete che c'è sempre qualcosa da fare, non necessariamente bisogna avere una motosega, se poi qualcuno che ha una motosega, c'è anche un'assicurazione sua, si presenta e vedrà che qualche albero glielo faranno tagliare. Parliamo allora in questo caso con un ottimismo un po' più ridotto, perché parliamo della messa in sicurezza della statale Valsugana, che come sapete è una delle più pericolose d'Italia, sicuramente del Veneto. È una statale importantissima che in certi punti sembra una provinciale dimenticata e che naturalmente preoccupa i cittadini, anzi abbiamo fatto il viaggio con uno dei nostri telespettatori. È in fondo grande come una piccola provinciale, ma questa è la Valsugana quando passa in mezzo ai paesi. Stiamo parlando di una strada che nei pochi momenti ha avvallamenti incredibili in mezzo alla strada e che sono molto pericolosi nella loro quotidianità, sia per automobilisti, per i motociclisti, ma naturalmente per i numerosi mezzi pesanti. Qui verranno fatti interventi, ma il problema è sempre quello, saranno interventi risolutivi, perché come vedete il traffico pesante è continuo ed è un traffico pesante commerciale di grande intensità. Qua adesso vediamo com'è messa, ecco qua cominciamo, vedi? Guarda in che condizione è, se si può andare su una strada così tutti i giorni, una pezza dopo l'altra, vengono qua, tappano la buca, ma dopo due giorni la buca è fuori di nuovo, e per fortuna che adesso ha nevicato poco e piovuto ancora meno. Centro di Carpanè, dove c'è il semaforo, c'è la famosa strettoia che da anni, da 50 anni dovrebbero eliminarla, ma è ancora qui, comunque portiamo pazienza e ormai non sappiamo più cosa fare. Questo qua, dove ci sono le strisce pedonali qua, è un rappezzamento che hanno fatto circa due anni fa. No, dopo due mesi ha cominciato a venire fuori le buche di nuovo e adesso siamo qua in queste condizioni. Ecco qua, quindi addirittura la seconda trave che passa sulla Valsugana. In 5 minuti, 2 minuti ce ne sono passate due. E qui è sempre così, tutti i giorni, non è
qui 15-20 giorni fa è morta la donna lì rumena sotto il camion. Come vedete non è esattamente una passeggiata di salute e non è facile gestire i bisonti della strada. La gente chiede molto spesso aiuto e lo fa in che modo? Praticamente impostando le moderne lettere per poter appunto avere delle risposte ai politici, ma molto spesso le lettere non possono essere impostate perché c'è una specie di muro di comunicazione tra cittadino e politico. E invece parliamo di chi dall'Italia va ad arruolarsi non nei foreign fighters dell'ISIS ma contro l'ISIS con scelte molto coraggiose, come sapete la morte di Lorenzo, il ragazzo fiorentino. Ne abbiamo parlato con un giovane padovano d'adozione, Claudio Locatelli, anche lui era partito per la Siria a combattere l'ISIS, era entrato in città nel 2017. Beh, la consapevolezza che quella è una parte del mondo, lui si sentiva ed è come io e tanti altri un cittadino del mondo, quando il mondo è casa tua te ne prendi cura e credo che questo sia uno dei più grandi insegnamenti di ciò che Lorenzo ci ha lasciato, ha combattuto lì dove serviva e desidera rimanere lì anche dopo la sua morte. Claudio ricorda così l'amico Lorenzo Orsetti, il lottatore, questo è il suo nome di battaglia, morto a 32 anni per mano dei tagliagola dell'ISIS durante un'imboscata nelle fasi decisive della battaglia di Baguz, l'ultima roccaforte del califfato. Claudio Locatelli, giornalista combattente, spiega perché molti giovani come lui hanno scelto la prima linea impugnando per la prima volta un'arma contro gli oppressori dello Stato islamico, contro chi, dice, vuole solo seminare odio e paura. I foreign fighter di ISIS hanno una mentalità molto diversa fra loro, ma hanno un elemento in comune, quello di oppressione, quello di voler attuare una supremazia. E questa mentalità non è solo in ISIS, la mentalità di ISIS si trova anche nel terrorista Traini, a Macerata, la troviamo nell'attentato della Nuova Zelanda. Noi abbiamo fatto l'esatto contrario, noi siamo andati a difendere i civili contro chi ci sparava addosso e contro chi voleva opprimere il mondo intero. Parla con un peso enorme sul cuore la perdita di un amico, Lorenzo, che come lui ha scelto di lasciare l'Italia per un paese straniero perché si sentiva un cittadino del mondo. Claudio ora è tornato a vivere a Padova, città che lo ha adottato ai tempi dell'università e che lo vede tuttora impegnato in un'opera di divulgazione di quanto sta accadendo in Siria. Non esclude però di tornare lì, in quelle terre martoriate dalla guerra. Io la mia parte su campo l'ho fatta, vorrei tornare da civile in quei luoghi per continuare, la battaglia continua qui, senza il Kalashnikov, divulgando, sensibilizzando, non fermandosi, spiegando realmente quello che succede. Se però dovesse essere necessario, qualora veramente tutto ciò per cui ho lottato venisse distrutto, penso che ci penserei se veramente restare qui in Italia o continuare a combattere. E poi abbiamo i nostri problemi di casa, quelli della criminalità organizzata, un tavolo per combatterla e mettere assieme le forze della regione, voluto anche dal presidente della regione stessa. Noi oggi abbiamo chiesto ovviamente nel nostro ambito al Presidente di convocare gli stati generali della legalità per il Veneto, del contrasto alla criminalità organizzata, coinvolgendo le rappresentanze delle categorie economiche, le forze sociali, per, ripeto, condividere un piano strategico che ci permetta di mettere in campo anche azioni nel nostro ambito di prevenzione. Da sole non bastano il lavoro della magistratura e neanche le iniziative della politica per contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose in Veneto. Occorre anche la mobilitazione della società civile e della nostra classe imprenditoriale. Dall'incontro a Venezia tra il presidente della regione Luca Zaia e i segretari generali di CGIL e CISL e UIL del Veneto parte un progetto di controoffensiva alla criminalità organizzata. L'anno scorso abbiamo iniziato con un problema grosso a riguardo la sicurezza e le morti nei cantieri, nei lavori, nei posti di lavoro nel Veneto. L'abbiamo deciso di impostare in questo sistema. Lavoriamo assieme per smontare questa bruttissima situazione. Mi sembra un buon inizio e speriamo appunto che, se questo è l'impegno del Presidente, è anche il nostro impegno. Dunque ci si avvia alla rapida creazione di un tavolo sull'attività mafiosa in Veneto, un fenomeno per il quale bisogna creare rapidamente gli anticorpi. Non si esclude neanche l'idea di un osservatorio o di un commissario regionale antimafia, ma non si può prescindere da un lavoro di natura culturale. Il problema di Eraclea è stata la punta di iceberg che ha fatto, diciamo, esplodere il problema. Non è un problema, diciamo, singolo,
Noi vogliamo con la presidenza della giunta regionale, quindi con il presidente, con le associazioni, con le forze politiche, con le forze dell'ordine, discutere e coordinare il grave problema. Sul fronte delle infiltrazioni dei casalesi in Veneto orientale sono state rese note le motivazioni per le quali il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione del sindaco dimissionario di Eraclea, Mirko Mestre. Il primo cittadino non poteva non sapere chi fosse Luciano Donadio e quindi da chi arrivassero i voti decisivi alla sua elezione, anche alla luce della sua professione di avvocato, esercitata peraltro anche per Donadio, seppur in ambito civile. Anche perché non stiamo parlando di cose teoriche, ma molto pratiche, che si vedono sulla strada, sul territorio. C'erano 600 balle di rifiuti legate con il fil di ferro, peso stimato 900 tonnellate, stoccate in questo capannone dismesso da anni nella zona industriale di Asigliano. 3.000 metri quadri, un leasing che la ditta non aveva riscattato. Il capannone è di proprietà di un istituto bancario. A notare le porte semiaperte, i militari della Guardia di Finanza di Noventa Vicentina nel corso dei loro controlli sul territorio. Indubbia la provenienza di quei rifiuti. Da alcuni esami dei prodotti sequestrati, dei rifiuti, della documentazione rinvenuta all'interno di queste balle, stato rilevato una provenienza di Campania, Napoli, Caserta. Il dubbio è che il capannone possa essere finito in mano alla criminalità organizzata campana a caccia di edifici semiabbandonati al nord che sarebbero poi destinati a essere dati alle fiamme. Nei primi di ottobre il sequestro, con la quasi contemporanea emissione di un'ordinanza da parte del sindaco di bonifica e svuotamento del capannone. Rifiuti di vario tipo, materiale plastico, tessile, rifiuti solidi urbani. I rifiuti non sono pericolosi per la salute della collettività. Tuttavia il vero rischio è quello di un incendio degli stessi e quindi a quel punto la diffusione di fumi, in questo caso sì, potenzialmente pericolosi. Proprio in queste ore è il via lo svuotamento del capannone, ma le indagini continuano. Non è il primo caso in provincia di Vicenza. A fine ottobre un capannone era stato individuato e sequestrato a Gambellara. Parliamo di cronaca subito dopo la pausa.